partita in corso, così come il giovane Frattoni buttato nella mischia in precedenza, oggi parte dalla panchina. La prima palla a due, quindi prende questo rimbalzo ancora Hug in sotto per Sarto, grande assist di Dustin Hug, la sua specialità, quindi la tira, ancora un'occasione per andare avanti, ci prova Hug Gaines, il tiro è morbido di Mancino, sufficienti di gioco in attacco, anche adesso si lascia andare all'iniziativa personale di Nobile che va a sbagliare. Ancora un rimbalzo offensivo di Hug, volta un extra possesso per Rieti, Sarto, ancora Hug, potrebbe avvicinarsi a canestro, infatti lo fa, si muove bene, ancora a tabellone praticamente, e poi la palla è nelle mani di Romeo, la palla poi è sotto per Moretti, Moretti al tiro, sbaglia, ancora Moretti, due volte consecutive dopo rimbalzo offensivo, quindi è particolarmente seguito dagli avversari, riceve Raucci, prova subito perché sta per scadere il tempo e la mette dentro. È una tripla per l'attacco di Rieti, perché comunque anche questa volta l'iniziativa di Raucci alla fine costretta al tiro, però nulla di costruito. Per Hug, secondo errore di Jess Johnson che apre un contropiede per Aliepi, perché il miglior tiratore, ecco che riceve Raucci ora da sotto, sbaglia, ancora rimbalzo di Hug, un altro rimbalzo offensivo e con Romeo, però la difesa si schiera per Rieti, quindi Romeo che prova ad entrare forse al limite dell'infrazione di passi per il ferro, ma poi non riesce a tirare. Sarto invece sì, non solo tira ma segna anche, tripla di che sono già due volte, lascia solo Moretti, ora riceve proprio Hug ancora una volta da Raucci, grande assist da parte di Davide Raucci, siamo sul 16-15, Gaines che può tirare da tre e tira con grande eleganza e con grande precisione. Marco Spanghero, poi italiano, è uscito anche Raucci, ben tre cambi, ancora la palla sotto, ancora Berog e lui va in... Certo che Latina sta conducendo meritatamente, ancora adesso al tiro Alipiev. Petrovic va al tiro, la mette, ecco la tripla anche per Petrovic, siamo a canestro, poi per italiano non tira, la palla sotto per Ancellotti, Ancellotti si muove con il piede perno, semigancio, con un po' di fortuna la palla pallonzola. All'ultima azione di questo primo quarto, palla per Romeo, poi sotto per Folle, la riapertura per Alipiev, ancora un canestro. Angelo, né tantomeno Jets Johnson che non è mai andato al tiro. Ora la blocca italiano con una, c'è lo scarico ora per Gaines che prova una serie di finte su Spanghero e alla fine va a trovare Latina che comunque si è presentata qui a Rieti con grande voglia di sorprendere. Allora si sbloccano i piccoli di Rieti, molto attenta in difesa, italiano finta al tiro, poi va fino in fondo, scarica per Petrovic, prova ancora il tiro da tre, lo trova di nuovo, allora le triple di Spanghero e Petrovic, da italiano, giocatore importante finora, Spanghero riesce a rubare questo pallone da fino in fondo, costo cost di Marco Spanghero, ora Petrovic è solo, Spanghero c'è il tentativo di blocco, poi la palla di, per italiano che scarica per Ancellotti che a questo punto da sotto la mette dentro, dall'alto della sua esperienza, ora gioca anche la carta del giovane Frattoni, Alessandro Rossi, ma Romeo prima ci mette, è uno che finora è andato sempre in doppia cifra nelle prime tre uscite di Latina, quindi giocatore sicuramente molto affidabile. Questo è il primo canestro di Johnson, ma è un gran canestro. Non me lo dici, buona lettura? Guarda, è tiro da tre, il canestro. Eccolo lì. Perché? Hai letto benissimo la situazione. Lo scivolamento in difesa funziona bene, Alipiev è marcato da Sarto, contatti su contatti, gli arbitri non fischiano, ma Alipiev è molto bravo, 13 punti per lui. Roberto. Johnson si gira su se stesso, la Veronica per liberarsi dalla marcatura. Marcato da Petrovic, questa è una novità nel quintetto, ma soprattutto anche Spanghero, di solito non è in parte
in quintetto, invece non tira, non ha funzionato per ora il gioco previsto da Rieti. La palla è sotto per Petrovic, che è stoppato da Moretti, ma la palla si arrampica lo stesso. Il gioco chiamato perché non c'era il passaggio giusto a disposizione. Romeo trova un varco con un blocco di... Stasera c'è la distrazione, l'arbitro stava conteggiando i 5 secondi, nessuno che rimetteva palla. Grande tripla questa di Spanghero, 10 punti per ora, ancora non riesce a trovare un padrone. Petrovic da 3, altra tripla importante, e è una partita a scacchi anche in panchina. Alipiev marcato da Hogg, prova il tiro da 3, lo trova in faccia Hogg, è un gran canestro questo. 7 da 2, davvero giocatore che sta mettendo la sua impronta importante in partita. Se lo sono perso, ora se lo sono. Bravissima Johnson che si ferma, cerca di sfruttare i blocchi di Hogg, poi fa una serie di slalom e va al tiro da 3, canestro memorabile! 9 punti avanti Rieti. Romeo che sposta il pallone di qua di là, sfrutta il blocco, va al tiro da 3, la mette ancora, bravissimo una a sfruttare questo sentenza. Pick and roll in aria e recuperano questa palla. Romeo palleggia il resto del tiro ed è implacabile. Spanghero italiano, la marcatura di Full non lascia spazio, poi italiano prova il tiro della disperazione in step back. Palla per italiano, c'è Raucci sotto, non riesce ad averla. Spanghero fuori, prova da 3, infila la sua tripla il capitano. Cava anche il fallo, ma gli arbitri non fischiano. Contropiede di Latina, la schiacciata è di Alipiev. È uscito proprio Nobile. Hogg che riceve, Hogg che si avvicina a canestro, scarica per Spanghero, che prova il tiro da 3, la tripla dentro fuori, play pivot. Rieti, Sarto che riceve, la palla sotto per Raucci, Raucci cerca spazio, va al tiro, maniera acrobatica ma segna. Ora la marcatura di Johnson su Romeo e poi Gaines da casa sì, sua sì. Praticamente un tripla in pick and roll, riceve Spanghero, però sbaglia il passaggio, Johnson la recupera. Johnson, vediamo cosa fa, c'è la parabola, 20° punto, incredibile, dove vuole. Ora la palla per italiano, è solo Nobile, però va fino in fondo proprio lui. Madonna, Globetrotter, tutti in piedi, Jets Johnson. Vediamo che si iscriva anche lui, che abbia la possibilità di iscriversi al referto. Però Hogg dice no, manteniamolo alto la partita. Eh sì, direi sul 90-70, punteggio rotondissimo. Assolutamente sì, andiamo a fare un veloce riepilogo